andiamo a creare appunto il nostro ingrandimento, il nostro reticolo all'interno della vostra ottica. Possiamo anche chiudere l'IRO default mannequin perché l'abbiamo già impostato, non serve più. Il wide scope, se non volete più ritoccarlo, al momento a noi per il tutorial non serve più, quindi li possiamo anche chiudere. E quello che ci serve è tornare nella cartella che abbiamo creato, scopes, andare nel reticle scopes e fare la stessa cosa che abbiamo fatto per il wide scopes, che in realtà l'abbiamo già fatto, abbiamo già visto come si fa, quindi abbiamo il nostro reticle scopes render target già impostato che va all'interno del nostro materiale che abbiamo impostato prima, quindi non dobbiamo fare altro se non andare ad impostare, come abbiamo detto, un pochino le profondità. E questo poi lo vediamo un attimino dopo che l'abbiamo impostato. Poi tornare nel nostro Sniper A, creare una seconda telecamera, quindi possiamo tranquillamente anche duplicarla, chiamiamola Weapon Camera. O meglio ancora, reticle camera. A questo punto la impostiamo all'uscita dell'ottica, quindi quello che vogliamo vedere non è più l'ottica e il fucile, ma possiamo metterla o sulla canna se avete qua una punta con mirino e volete allinearle, o addirittura anche più avanti dalla canna, secondo un po' dello zoom che volete dare. Al momento noi la mettiamo qui a filo della canna perché non ci interessa, poi lo andiamo a settare come meglio ci conviene, però questa telecamera non deve più prendere il RT Wide Scopes, ma deve andare a prendere il nostro Reticle Scopes, ovvero questo Reticle Scopes. E il Material Scopes non deve più andare a essere visto dalla telecamera generale del fucile, ma vogliamo che sia ripreso da questa telecamera e deve uscire qui da questa ottica. Quindi abbiamo una situazione che la telecamera generale del nostro manichino riprende questa telecamera che sta riprendendo questa telecamera, quindi indirettamente vedremo quello che riprende questa telecamera dalla nostra ottica principale all'interno della nostra ottica. È sempre un discorso un po' contorto, ma come vediamo dopo, cioè, come abbiamo visto prima, ci capiremo meglio a fine lavoro. Quindi andiamo a creare a questo punto il nostro piano, o meglio creeremo un cilindro in questo caso perché l'ottica è tonda e potete utilizzare tranquillamente un piano se avete un'ottica quadrata, quindi scheletal mesh deve essere legato ovviamente all'ottica e all'arma. Possiamo aggiungere tranquillamente, come abbiamo detto, un cilindro che possiamo chiamarlo reticle screen. Possiamo andare ad impostarla decisamente più piccola. Prima magari la ruotiamo così abbiamo già una visuale un po' generale di quello che serve. E la impostiamo piccola piccola, quindi 001 001 001. Vediamo se forse è troppo piccola. Più o meno centriamo. Possiamo fare 004, proviamo 004. Questa possiamo anche metterla molto sottile. Ok, direi che più o meno ci siamo. Possiamo farla decisamente un po' più grande, quindi magari farla 007.
7 forse è troppo. Sì, direi di sì. Proviamo con un 6. Ok, 005. Andiamo di centrarla il più possibile. Ok, qui era circa 21. L'ottica ovviamente deve uscire dal fucile, perché sennò non la vedremo. Cercate di centrarla il più che potete. Secondo me così potrebbe in grosso modo andare bene. Poi se volete essere più precisi, meglio ancora. Ok, direi che più o meno può andare bene. La facciamo uscire proprio di poco, eh. Deve essere giusto visibile, quindi io direi che più o meno così potrebbe anche andare. Ok, e quello che riprende questa ottica deve essere il nostro material reticle scope, quindi possiamo andarla ad impostare. Ok, stesso discorso di prima, non sto a ripetervelo, questa telecamera riprende, viene trasmesso qua, che viene ripreso da questa telecamera e via dicendo. Possiamo andare a fare a questo punto una prova. Ok, quindi come abbiamo visto la nostra arma principale è rimasta invariata. Se prendiamo il fucile, come vedete lagga parecchio, purtroppo è un mirino un po' più complesso, un po' più bello, però ha i suoi problemi. L'impugnatura, ricordatevi di cambiarla perché come vedete è impugnato malissimo, però abbiamo diciamo la nostra ottica. Ok, è da ruotare. Torniamo su sniper A, andiamo su il nostro reticle screen e lo ruotiamo di 90 gradi. Possiamo dare già alla nostra reticle camera un'impostazione di field of view un po' più grande, in modo da differenziarle e vedere già un po' di zoom. Quindi possiamo già mettere anche un 60 per il momento. Ok, e come vediamo abbiamo il nostra ottica in prima persona che ci permette di stare puntati perfettamente sul fucile, quindi non perdersi dei movimenti, e abbiamo un'ottica aggiuntiva appunto che prevede un po' di zoom. Se volessimo aumentare ulteriormente lo zoom, questo qua al momento possiamo anche chiuderla. Possiamo anche provare ad impostare a 25. Ovviamente il materiale con il reticolo, la texture che c'è sopra, forse è un po' eccessiva, potete andarla un po' a ritoccare e andare un po' a schiarire l'immagine, perché come vedete è molto disturbata l'immagine dell'ottica del reticolo, diciamo. Ok, e qui come vedete abbiamo un bel po' di zoom, se vedete le scritte, per dire. Ok, quindi abbiamo un doppio zoom. Proviamo a vedere se andando in Undit si vede lo stesso. Ok, quindi potete volendo anche durante il gioco cliccare F2 e quindi vi mette in Undit il carico sul computer, ovviamente un po' inferiore, quindi potete testarlo un po' meglio. Come vedete lagga comunque, perché è un mirino molto molto pesante. Spero che poi durante l'esportazione del gioco appunto non dia problemi, però penso di no. Quindi abbiamo perfettamente il nostro mirino. Se volessimo creare una situazione ancora più da cecchino, perché questo qua è un mirino che può essere benissimo usato su un fucile qualsiasi, possiamo tranquillamente anche andare ad avvicinare la nostra FPS camera.
proprio un poco più indietro. Ok, e così abbiamo un'ottica. Ovviamente è da impostare un pochino il centro, i valori che vi dicevo prima sul materiale, perché come vedete il centro è molto 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 stretto, ovviamente si può allargare. E qui direi che dobbiamo un pochino giocare con i valori, quindi io credo che potremmo andare un attimo a vedere, per esempio impostando questo qui un po' più aperto, come vedete va ad allargare un pochino, e potremmo anche allargare questo 700, magari metterlo, proviare un 500, anche un 300, possiamo anche provare un 100 direttamente, 100 forse è troppo, quindi facciamo un offset di 250. Ok, possiamo impostare un 150, qua possiamo fare un 2 e 10. Questo qua, come vedete, serve, vedete che adesso qua taglia l'immagine, come vi dicevo prima, serve un po' per impostare il riquadro di quello che vedete. Anche qui c'è una linea, non so se riuscite a vederlo, però questo qua deve rimanere intorno a meno 800, meno 900. Vi dà un pelino di zoom, ma non potete toccarlo più di tanto. Ok, come vedete adesso l'ottica è più o meno perfetta. Volendo potete ancora andare a toccare o a eliminare appunto questa specie di foschia di ottica che vi dà appunto questa texture. Al momento facciamo un'ultimissima prova, perché sennò diciamo che viene veramente troppo, troppo lunga, e vediamo se abbiamo 10 minuti per impostare un pochino le armi. Ok, come vedete forse abbiamo tirato un po' troppo, non c'è più proprio offset, è proprio bello lineare, e un pochino di offset forse fa piacere per dare questa dimensione di profondità, però diciamo che ci siamo, ci siamo. Quindi andiamo ad impostare un attimino il fucile rapidamente, e poi vi ricordate appunto di togliere l'impostazione del WID per la lontananza del fucile, e non facciamo altro perché sennò viene veramente tanto tanto lungo. Quindi torniamo nella nostra cartella Sniper A, vediamo rapidamente che cosa dobbiamo fare. Questi qui li vediamo poi. E vi dico solo a cosa serve. Questo qua ci dice che spara un colpo per volta. Per esempio, se guardate lo shotgun, ne sono segnati 9, perché ovviamente fa una rosa, e quindi anche sulla rosa poi dovete calcolare ovviamente la quantità di danno. Al momento questo spara un colpo solo e a noi ci va più bene. E questo spread invece prevede un po' la rosa del fucile, quanto deve essere larga e quanto deve essere il fucile preciso il fucile. Quindi se andiamo verso lo zero saremo molto molto poco precisi, e quindi per un fucile da cecchino che deve essere più o meno preciso, qui possiamo impostare un 1. Poi ovviamente, ripeto, dovete farvi i vostri test, vi faccio vedere solo come funziona. Qui possiamo impostare nei punti dove c'è la X. Al momento mettiamo una cosa generica, quindi 105. Questa non la impostiamo, che prevede che cosa deve fare il fucile, lo spread del fucile quando saltiamo o cadiamo. Al momento lasciamolo così, forse un fucile da cecchino non è molto molto preciso quando si è in volo, quindi possiamo anche aumentarlo a 2. E questo qua appunto è semplicemente la precisione del fucile, weapon instance. Possiamo chiuderla. A questo punto qua possiamo anche chiudere tutto. Possiamo andare a impostare il danno che deve fare il fucile. Possiamo scorrere fino in fondo, l'abbiamo già visto, quindi andiamo rapidamente. Dentro execution
e modifier magnitude, abbiamo scalable float magnitude, qui impostiamo un danno. È un fucile da cecchino, deve fare molto danno. Il danno che impostiamo qui è un danno al corpo che poi viene aumentato automaticamente alla testa attraverso un algoritmo che ora non so di preciso dove sia. Quindi, se mettiamo un danno di 50 alla testa, potrebbe fare 100, come anche 80. Quindi, mettiamo un danno al corpo un po' più consistente, che so, un 70-75, in modo che siamo sicuri che con il colpo alla testa arrivi oltre al 100, e per i colpi al corpo ne servono invece due. Quindi possiamo impostare un danno di questo tipo. E poi possiamo andare a impostare ancora la velocità, anzi, impostiamo prima il fuoco visto che abbiamo visto il danno. Andiamo su Fire, e qui abbiamo impostato, come vedete, il danno. Qui possiamo impostare la velocità di esecuzione del fuoco, e se in un cecchino deve sparare molto lentamente, quindi possiamo aumentarlo, che so, anche a 2,5 come velocità di fuoco. Questo è un autorate, in realtà è un esponenziale di questo fire delay. Quindi, se siamo a 1, qua conta precisamente 2,5, se lo mettiamo a 0,5 conta la metà di 2,5, cioè il doppio del tempo. E andiamo quindi a sparare in maniera molto più lenta. Ora andiamo a vedere, a fare un piccolo test, però grosso modo queste potrebbero essere delle impostazioni base. Un'altra cosa che possiamo impostare è la velocità di ricarica, perché essendo un fucile da cecchino non può ricaricare rapidamente come un fucile normale o addirittura come una mitraglietta. La mitraglietta io qua le imposto intorno all'1,7, 1,8, quindi più si va in su più si è rapidi. Il fucile da cecchino possiamo anche impostarlo con 1,07, quindi andare un pochino a rallentare la nostra velocità di ricarica. Queste sono le impostazioni generali che volete poi andare a sistemare meglio, però le vediamo. Ok, quindi abbiamo visto che la mira è già buona, vediamo la cadenza di fuoco, non spara in automatico, anzi si spara in automatico, ora lo andiamo a cambiare con questa cadenza di fuoco. Il danno ora non lo possiamo verificare, poi lo verificheremo andando poi a giocare, però appunto dovrebbe essere un 100 alla testa, un 70 al corpo, quindi due colpi al corpo, uno alla testa. Ultima cosa che non vi ho fatto vedere, importante, essendo un cecchino non deve sparare in automatico, o meglio, principalmente, poi se volete farlo sparare in automatico, ripeto, basta rimettere Fire Auto. Al momento andiamo a cambiare questo Fire Auto direttamente con Fire. Salviamo, torniamo in test. Ok, come vedete adesso non spara più in automatico, devo schiacciare ogni volta, e se schiaccio rapidamente, questa qui è la cadenza di fuoco, questa è la velocità di ricarica, che sembra un po' a rallenti, si può un po' aggiustare, però comunque è un po' più lenta di quella base, e volendo si può anche andare a creare un nuovo autoreload che prevede un po' di delay prima di iniziare a caricare, e quindi rende tutto un po' più naturale, magari si può velocizzare poi il tempo di ricarica. Questo qui è, come vedete, la velocità di fuoco, è ancora un po' veloce, quindi volendo possiamo andare a sistemarlo, anzi possiamo andare anche ad impostare qui un 0,2, velocità di ricarica magari facciamo 1,08 che sembra un po' più naturale, per il momento va bene. Ok, ora forse un po' lento, però poi ve lo impostate bene come volete, però sentite che sto cliccando rapidamente. E questa è la cadenza di fuoco. Questa è la velocità di ricarica, che a questo punto è un po' più naturale, va bene. E come fucile direi che va più o meno bene. E bisogna impostare poi la precisione, perché vedete che se io miro al centro del pallino spara molto di lato. Questo lo impostate purtroppo andando o a toccare le animazioni.
tornando su il WID, che come abbiamo visto prima dovete qua rimpostare a zero o poco più avanti perché sennò viene cambiato, però se nel WID andate a cambiare un pochino la rotazione del fucile, quindi credo, se non sbaglio, ora non provo, ma dovrebbe essere questo meno 90, magari andando a mettere a meno 87, meno 88, ruota leggermente il fucile e si va ad allineare un pochino più con il centro del mirino. Vediamo anche come impostare più armi selezionabili con il mirino all'interno del nostro gioco, perché come abbiamo visto attualmente possiamo equipaggiarne una sola per volta con il sistema che abbiamo fatto. In precedenza vi avevo detto di farlo poi voi aggiungendo un array, ma lavorando mi sono reso conto che non è proprio così scontato, soprattutto se siete alle prime armi, riuscire a portarlo a termine facilmente. Quindi lo vediamo rapidamente. Torniamo nel nostro hero default. Possiamo come prima cosa andare nella sezione viewport e prendiamo lo screen FPS AIM, andiamo su dettagli, cerchiamo la visibilità e lo rendiamo invisibile togliendo la spunta da visible. Ok, così partiamo con lo screen disattivato. Torniamo al nostro event graph. Possiamo tranquillamente sganciare anche il nostro Event Begin Play perché, come abbiamo appena visto, il gioco partirà con lo screen disattivato, quindi non ci serve più. E gli diciamo di attivarlo semplicemente quando clicchiamo il tasto destro del mouse, cioè quando miriamo. Nel momento in cui miriamo compare lo screen FPS che lo possiamo prendere e trascinare qua e aggiungergli appunto il nodo di visibilità. Quindi, pressed su New Visibility, spuntato, released, dobbiamo togliere la spunta, quindi sarà invisibile. In questo caso lo farà con qualsiasi arma, anche senza armi. Noi dobbiamo dirgli cosa deve fare ovviamente quando ha solo le armi che ci interessano, quindi quelle con il mirino, e abbiamo creato questo piccolo nodo che però, come abbiamo visto prima, prevede appunto l'inserimento di una sola arma all'interno dell'Actor of Class. Lo andiamo ad ampliare, quindi possiamo selezionarlo tutto e creare una macro, quindi fare collapse to macro. Io l'ho già fatto, come vedete, c'ho all scoped weapons, cioè quindi tutte le armi che prevedono un'ottica. Sono tutte inserite qua, però lo facciamo da zero così vi faccio vedere come funziona. In questo momento io la lascio con questo nome, poi voi potete comunque rinominarla. L'apriamo per completarla, come vedete i dati sono sganciati. Non li agganciamo ancora perché questo nodo, ovviamente, come dicevamo, prevede una sola arma, quindi bisogna avere più nodi per prevedere più armi. Siccome verrebbe un nodo lunghissimo, per avere un po' di ordine possiamo ulteriormente ridurlo cliccando su Collapse Nodes. Possiamo chiamarlo arma principale o dargli direttamente il nome della nostra arma perché ogni nodo conterrà un'arma. Io al momento lo chiamo Weapon 01 e poi verrà ovviamente duplicato. Prima di collegarlo, ovviamente dobbiamo completare anche questo nodo perché non ha gli input e gli output. Gli input e gli output, quindi li andiamo a collegare trascinandoli direttamente, quelli che ci servono, quindi avremo un nodo di input, ovviamente, due nodi di output, uno se è valido, uno se non è valido. Avremo un terzo nodo nel caso volessimo anche la sezione in cui è completato il passaggio e a noi ci serve, quindi lo colleghiamo e ci serve anche avere a disposizione questa casellina che ci indica l'arma che selezioniamo, quindi uniamo anche questa. Ok, unito tutto questo possiamo compilare, salvare, tornare indietro, quindi al collapse graph e andare ad aggiungere anche questo nodo che abbiamo creato a completare la nostra macro, quindi possiamo aggiungere l'input, possiamo aggiungere i due output, al momento ce ne servono solo due perché in questo momento così com'è possiamo, come dicevo, aggiungere un'arma, per esempio possiamo mettere, io ho, mi sembra un'arma che si chiama K-74,
100 che prevede il mirino, e se ne volessimo due possiamo tranquillamente duplicare il nodo, quindi aggiungere l'arma 02, come dicevo. Poi potete tranquillamente rinominarla con, in questo caso per esempio, BK100, BPK100, potrei anche scriverlo qui o qui per distinguerle quando ne avremo tante. Questo nodo va inserito nel completato, quindi quando non ci serve più quest'arma, che abbiamo finito, andiamo a utilizzare la seconda arma. Se non facciamo questo passaggio, ovviamente non funziona. Qui possiamo inserire un'altra arma, per esempio il nostro R100. Sono nomi che ho dato alle mie armi che ho completato, quindi ora voi non fate caso, mettete ovviamente le armi che avete. Andiamo a collegare sempre gli svalid e il not valid all'uscita di output. Siccome ne avremo tanti, possiamo anche creare due nodi, quindi andare nel input e output e andare avanti poi col completato, fino ad arrivare, come ho fatto io nel mio nodo, ad avere tutte le armi che vogliamo. Quindi ogni volta che avete un'arma che prevede l'ottica, la potete aggiungere direttamente a questo nodo. Ok, andiamo a vedere come funziona. Io intanto questa la posso anche cancellare, che a me non serve più. Ok, e dimenticavo, perché in questo caso una cosa che non abbiamo fatto, e dobbiamo anche ovviamente andare a inserire la nostra macro, che in questo caso utilizzo la mia, all'interno del nostro nodo per farla funzionare, altrimenti, come dicevo, utilizzerà sempre il nostro render utilizzando semplicemente il tasto della mira. Quindi lo uniamo. Se non è valido, diciamo che lo screen deve essere comunque invisibile, perché se utilizziamo per esempio la pistola, che non ha nessun tipo di ottica, deve funzionare lo stesso. Andiamo a fare un test e vediamo. Ok, quindi abbiamo la pistola funzionante. Qui io ho creato una K che non possiede ottica, ma appunto ha una visuale comunque in prima persona, e sono entrambi funzionanti in maniera differente. E poi ho creato un fucile di default con un'ottica da fucile da cecchino, e anche questo, come vedete, è perfettamente funzionante. Ok, quindi abbiamo tre fucili diversi utilizzabili in contemporanea, cosa che prima non ci era permessa. Direi che abbiamo fatto tutto. Io per questo tutorial direi che non ho altro da aggiungere, spero che sia stato tutto chiaro. Abbiamo appunto fatto un fucile da cecchino, abbiamo visto come impostare l'ottica su tutti i fucili che vogliamo in maniera differente. Non ho direi altro da aggiungere. Ci vediamo nel prossimo tutorial. Spero che questa puntata, come le altre, vi sia stata utile. Nel caso, prendete in considerazione l'eventualità di lasciare, per aiutarmi in questo percorso, un like e soprattutto un seguito alla pagina, in modo anche da seguire poi gli eventi futuri, perché come abbiamo visto il percorso non è finito qui, ma si svilupperà in tanti altri punti. Grazie a tutti per aver visualizzato il video, ci vediamo alla prossima.